Bene, il mio computer si è completamente spento. Ok, siamo tornati più carichi di prima. Poi immagino ora mi possiate vedere. Quando mai c'è stop? Ok, perfetto. Scusate per questa piccola interruzione, però mi si è spento il computer. Ma perché non sono proprio una persona tecnologica? Anzi, per nulla, in realtà. Allora, ok. A quanto dicono, mi si spegne. Allora, aspetta. Allora, devo togliere praticamente il coso che... Batteria. Scusate per questa interruzione, però mi si blocca il computer. Ok, continuiamo. Ok, allora eravamo rimasti. Voi mi vedete? Sì. Allora, eravamo rimasti. Ok. Prossimo. Prossimo. Mountain climber. Con il. Cioè, portando le ginocchia verso i gomiti dall'altra parte. Lo faccio del lato. Procediamo rapidi. Prossimo col pesetto o no, come volete. Andate giù in squat, tornate su e distendete il braccio. Così potete farlo senza e senza semplicemente uno squat e portate in alto. Fantastico, da una parte e dall'altra, ovviamente. Poi il prossimo è sempre con un peso da su. Da su, pesi in alto, portate alle ginocchia. Mi raccomando, quando siete di lato, non spanciate, rimanete fermi, contraete qui ed è un lavoro praticamente di cuore. Portando su, e lo sentite qua. Prossimo. Ok. Prossimo. Un altro animal flow, cioè come quello di prima, quello a terra funzionale. Andate giù. Quadrupedi così. Andate di lato. Ok, poi prossimo, plank laterale portando su, quindi se volete potete utilizzare i pesetti o se no no, e portate su, potete farlo senza, quindi, o semplicemente stando così, stando di lato, o se no andate e portate su. Ok, prossimo, questo anche è bello secondo me, allora andate di lato. Aprite e chiudete le gambe e nel momento in cui aprite e chiudete, nel momento in cui aprite, toccate con la mano la vostra spalla opposta. Ve lo faccio vedere da qua. L'alternativa è semplicemente aprendo e chiudendo le gambe. Prossimo, lo skater. Ci siamo quasi, abbiamo quasi finito. Questo è bello perché è anche di equilibrio.
Saltate di lato e toccate, se volete potete toccare con la mano e toccare col piede dietro, o se no no. Così, versione un po' più facilitata, altrimenti così. Quindi saltate dalla parte opposta e trovate l'equilibrio e poi appoggiate sulla mano. Prossimo. Da questa posizione andate a toccare le caviglie, i piedi, come volete. Ultimi due. Da questa posizione andate giù, tornate su e aprite. Potete non utilizzare i pesetti, ma questo devo smettere di dirlo, tanto lo sapete. Posizione a barchetta. Potete appoggiare o non appoggiare i piedi. E vado, e tocco. Ultimissimo è il plank normale, toccando a fianco. Oppure rimanendo fermi, come volete voi. Bene, bando alle ciance, incominciamo. Direi di incominciare. Vi metto qua il timer. Così, magari in modo che voi lo possiate vedere, così potete vederlo e posso vederlo anch'io. Ok, questa bellissima borraccina, bevete acqua, mi raccomando. No, non è in pausa. Controlla. In pausa. No, non è in pausa. Vabbè. Andiamo. Ok. Direi che ci siamo. Ci siamo? Ok. Pronti, partenza via. Allora, io nei 20 secondi comunque vi dirò l'esercizio successivo. Allora, leggo il mio diario lì e intanto ve lo faccio vedere così vi attivate e lo iniziate a fare. Ok, bene, iniziamo pronti via. Primo i burpees, toccando giù o non toccando giù. 3, 2, 1. Stop, il prossimo. Ora abbiamo 20 secondi di recupero. Il prossimo squat e mi allungo in su. E per chi non lo volesse fare così, senza i pesetti. Pronti. Partenza. Via. Stop. Il prossimo. Andando giù. Fronte, anzi. Piedi in avanti. Poi porti in avanti così. Da una parte e dall'altra.
Comunque non so da voi, ma qui fa un gran caldo. Prossimo, cono senza pesetti, andate giù. Dietro, su e torno su. Prossimo. Andate giù e tocchiamo le punte. Per chi non vuole, semplicemente isometria. Ok. Prossimo, pesetti o non pesetti, come volete voi, andiamo giù. Su. Non vedo il cronometro. E stop. Prossimo. Cono senza pesetto, come volete. Andiamo giù. Squat, mi raccomando. Schiena dritta. E su. Braccio destro o sinistro, tanto poi si cambia. Pronti via. Mi raccomando, spingete con le gambe e la potenza che darete con le vostre gambone vi servirà a portare il peso in alto, il pesetto. Uno. Prima di passare al lato sinistro, ne facciamo un altro in mezzo, sempre col pesetto o no, scegliete voi. Peso in alto e tocco le ginocchia. Mi raccomando,
Tenete duro. Qua. Via. Il prossimo è come quello di prima, semplicemente cambiate braccio, quindi giù e parte su. Bene, riposatevi nel mentre. Si spegne. Siamo a metà circuito. Stop. Prossimo, simile a quello di prima. Quadrupedi. Così. Non appoggiate mai le ginocchia. Estendo. Estendo. Chi non vuole può semplicemente tenere l'isometria così. La velocità, come ho già detto prima, la scegliete voi in base a come state. E stop. Prossimo. Pesetto o non pesetto? Giù. E portiamo in alto. Ora mi prossimo. Andiamo giù, apriamo e chiudiamo e tocchiamo la spalla. Per chi non vuole, semplicemente non usa le spalle, apre solo e chiudo, apre e chiude le gambe. Lo skater. Quindi da qui saltiamo l'altra parte, troviamo appoggio stabile, andiamo giù.
chi non vuole, può semplicemente toccare col piede avanti e piede dietro e la mano, cioè col piede dietro e la mano, se no si mette su un piede solo. Top. Prossimo. Andiamo giù. Mancano 4. Andiamo giù e tocchiamo il piede dietro. Mi giro, magari mi vedete meglio. 2. Per chi non vuole, può semplicemente rimanere in isometria. In isometria, scusate. Rimanere fermi così. Adesso no. Andare dietro. Stop. Prossimo. Pesetti o non pesetti. Andiamo giù. Dietro e su. Di lato. Forse non ve l'ho spiegato prima questo. Vabbè. Comunque è un Russian twist. Andando indietro. Chi non vuole può semplicemente farlo senza. E tocca di lato. Comunque, sono veramente pessima a spiegare gli esercizi, ma questo non lo so. Mi piace farli. Basta, concentrazione. Prossimo, con pesetti, giù, su, giù, se non volete utilizzare i pesetti non lo Comunque veramente fa un caldo qua. Bene, non è da lamentarsi, però. Ultimi due, promesso, ultimi due. È del primo circuito. Andiamo giù. Senza pesetti e tocchiamo. Come state? Spero bene. Io ho un po' sudato, ma bene. E ho faticato. Via. Top. Ok, ultimo plank e tocchiamo con i fianchi. Vieni giù e tocchiamo. O se no rimaniamo fermi. Ok, dopo questo abbiamo un po' di riposo e magari rispondo un po' di domande se ce ne sono e poi facciamo un prossimo di core.
Siamo. Ok. Pausa. Ok, allora, a questo punto, allora io vi spiego un attimo, io di solito questi tipi di sono sudatissimo, devo un po' di mento. Questi tipi di circuiti li faccio 120 minuti e cambio, ne faccio circa 2-3 al giorno, dipende da come mi sento e soprattutto l'intensità che preferisco, come mi sento in quel giorno. E poi, dopo questa parte più generale, di solito faccio un'altra di core, quindi per rinforzare questa parte qui che è molto importante, soprattutto in canoa. E quindi niente, adesso passiamo a quest'altro circuitino. E anche in questo qui avrò delle varianti per chi vuole farle un po' più semplici. Ok, dovevo marzo quanto recupero abbiamo ora? Un po' di recupero. Quanto volete in realtà? Cioè, adesso io vado, andiamo un po' più con calma che. Ci riposiamo un attimo, ci sciogliamo magari un attimino e poi dopo incominciamo con il prossimo. Comunque il recupero è sempre a seconda di quello che preferite voi, nel senso se sentite che siete un po' più stanchi vi riposate, se no no. Molto semplice. Ok, benissimo. Direi di incominciare. Allora, per questo, cioè, di incominciare, vi faccio vedere gli esercizi. Per questo, anzi, per un po' di acqua. Per questi esercizi qua direi che riuscite a vedermi bene da lì. Magari abbasso un po' qua. Ho fatto una montatura eccezionale qua. Ok, perfetto così. Ok. Si è bloccata solo me, prima di tutti. Riuscite a vedermi? Ma come? Andate in pausa? Ma com'è possibile? Mamma? Vabbè, contro di me. Si vede ora? Sì che si vede. Veramente io con le cose elettroniche io non ce la posso fare. Ok, direi che è a posto. Perfetto, fantastico, meraviglioso. Incominciamo. Ora risolviamo fatto. Ok, perfetto. Allora, questo, anche questo è 20, 40 secondi di azione e 20 secondi di recupero. Sono 20 esercizi e quindi niente, iniziamo. Comunque sono, allora, per questo tipo di esercizi è importante, cioè sono molto più efficaci nel momento in cui vengono fatti più lentamente. E quindi concentrandovi bene sul movimento che fate. E contraendo bene questa parte qua. Ok. Iniziamo. Comunque sono tutti a terra. Direi che così riuscite a vedermi, direi che è perfetto così, no? Allora. Questo timer eccezionale. Allora. Intanto che ci riposiamo, ve li faccio più o meno vedere, almeno i primi, e poi i prossimi direi che potete seguirmi con me nei 20 secondi di recupero. Tanto sono esercizi abbastanza semplici e poi, come ho detto, sono fatti lentamente, quindi non c'è bisogno di agitarsi, eccetera, come faccio io di solito. Comunque,
come ormai avete capito. E quindi niente. Allora, il primo è da giù, così tocco, salgo e tocco il piede. Molto semplice. Per chi lo volesse fare un po' più semplice, può semplicemente rimanere giù e toccare da qua, quindi senza alzarsi completamente. Un altro è stilato, braccio su e avvicinate le gambe a voi. Così. Stendete, come potete immaginare, da una parte e dall'altra. Un altro, sempre lento, da questa posizione, gamba, forse l'ho posizionato meglio, gamba, una delle due, lato, lato, centro e torno indietro. E poi con l'altra, concentrandovi bene e contraendo questa parte qua, la solita. Prossimo. Da giù, allora andiamo su, cioè, ok, che bello, ben messo a parlare oggi. Allora, mettiamo su le gambe, le portiamo giù e avviciniamo, e dall'altra parte. Per chi lo volesse fare più semplice, può semplicemente portare su e giù le gambe. Ok. Io direi che possiamo incominciare. Possiamo incominciare, quelli dopo ve li spiegherò andando avanti. Ok. Tanto sono tutti molto semplici, dovete semplicemente rimanere a terra e si muovono gambe e braccia. Boh, c'è qualcuno si è interrotto, qualcuno no. Dovrebbe vederci. Ok, allora, bene, iniziamo. Pronti? Siete pronti? Quindi primo da giù. Tocchiamo. Andando su o semplicemente toccando così. Top, prossimo, da giù, questa posizione, braccio su e le gambe vanno al petto, dalla parte corretta, tanto poi cambiamo. Via. Mi raccomando, se lo fate più lentamente, lo fate almeno per me così, più brucia. E quando brucia vuol dire che funziona. Mi raccomando, stendete bene quando arrivate giù e poi portate il petto. Ok. Top. Prossimo dall'altra parte. Sono abbastanza cotta. Prossimo. Quindi mano giù, su e andate al petto.
Prossimo. Da giù, portiamo sulle gambe, le portiamo giù. Secondi. Prossimo. Da giù, gambe arrivano giù e quando tornate su andate in una specie di capovolta, tenendo bene dura sempre questa parte. Quindi su, arrivano giù. Top. Prossimo. Dei bei cerchi con le gambe. Potete stare più su o più o no e più semplice, semplicemente tenete in isometria. In isometria. Se vi brucia è normale. Cambiate giro. Stop. Ok, prossimo. Andate giù. Gamba in avanti e dietro. Se non ce la fate, potete rimanere in plank, come volete voi. Via. Facciamo 20 da una parte, 20 secondi da una parte, 20 dall'altra. Cambio. Prossimo, li mettete giù, così, una gamba va giù e l'altra va giù. Potete rimanere fermi con le... Potete anche più facilitato farlo semplicemente così, quindi una gamba va giù, no, aspetta, sì, una gamba va giù e il braccio a posto. Facciamo così. Sono abbastanza finita anch'io. Qui sotto non deve passare aria. Continuazione. No. Okay.
Ok, prossimo. Siamo a metà. Giù. Da una parte e dall'altra. Via. Mi raccomando, velocità che volete. Se siete un po' finitini, fate più con calma, se no la velocità è un pochino comunque non troppo veloce, perché come ho detto prima, sono esercizi che più lenti si fanno, o comunque la loro velocità non troppo veloci, più si sentono. Pausa. Massimo. Braccia appoggiate. Avanti e indietro. Avanti e indietro. Due. Uno. E stop. Prossimo. Da giù. Qui sotto non deve passare aria. Prendo il ginocchio e l'altro stendo. E 2 secondi, fai li butti. Stop. Ok. Prossimo. Ne mancano pochi, lo giuro. Questo qui secondo me è molto, molto bello. Molto bello, cioè tutti sono molto belli. Questo però in particolare. Vado giù e tocco. Velocità, quella che preferite. Se volete prendervi una pausa, sentitevi liberi di prendermi una pausa. Prossimo, da questa posizione, braccia in avanti, braccia indietro, una gamba fuori, una gamba fuori, meglio così, braccia, gambe, braccia, gambe.
Top. 5 esercizi. Prossimo, da plank. Da questa posizione alziamo su il bacino e lo portiamo giù. Non è un lavoro di braccio, è tutto un lavoro di bacino. Pronti? Partenza. Se non ce la fate, potete semplicemente rimanere in posizione di plank. Stavo guardando Maria che gioca. Prossimo, plank normale, statico. Mi raccomando, contraete bene questa parte qui. Bacino non in alto. 3 secondi. Via. Barchetta normale. Prossimo esercizio. Classico. Chi fosse stanco, finito, morto, può semplicemente rimanere così. Oddio. Questo è uno degli esercizi che si possono fare lenti o veloci e funzionano entrambi, tutti e due. Io personalmente più lento lo faccio e più lo sento. Bene, ultimi 3. Da su, andiamo giù e apriamo e chiudiamo gambe e braccia. Tocchiamo. Mi raccomando, non deve passare aria qua sotto. Ottimo. Penultimo. Su e giù con le gambe.
ultimissimissimo. Posizione rana, non so perché si chiami posizione rana, non la trovo molto. Vabbè, insomma, posizione rana, quindi piedi uniti, giù, e andate in su, lento o veloce come preferite. Fine! Ce l'abbiamo fatta. Ok. Ottimo! Perfetto. Allora, vi porto qua con me e direi che possiamo fare un po' di allungamento insieme. Intanto guardo qua. Un po' i messaggi. Spero non sia stato troppo faticoso o troppo poco faticoso. Comunque dipende sempre molto dall'intensità che voi mettete nel farlo. E secondo me è molto bello questo tipo di allenamento perché, appunto, in base all'intensità, in base ai tipi di esercizi che fate, potete metterci letteralmente dentro quello che volete. Potete trasformarlo da un allenamento aerobico, un allenamento HIIT, a un allenamento di forza, quello che preferite. Ok. Top. Allora, ok, direi che possiamo fare un po' di allungamento insieme. Sempre molto importante. Se avete qualche domanda, potete farmela, tanto la leggo da qua. E comunque colgo l'occasione per salutarvi prima tutti, farvi i miei auguri di buona Pasqua. Ringraziare la federazione e l'arma dei carabinieri che mi supportano sempre, anche in questo periodo un po' strano, diciamo, un po' fuori dal normale. E come la sto vivendo io è abbastanza giorno per giorno, cercando di godermi quello che il bello c'è, anche solo in una bella giornata o nel passare un po' di tempo in famiglia. E sono sicura che tutto andrà bene presto, speriamo. Quindi niente, comunque io mi alleno così tutti i giorni, comunque ripeto in base a come mi sento quella giornata, se sono carica o no. Di solito lo faccio un po' la mattina, poi un po' la sera, appunto è molto, molto, sempre molto libero e ripeto faccio quello che mi sento quel giorno lì. Senza nessun tipo di vincolo. E questa secondo me è la cosa più bella. E poi quando ci sono delle belle giornate così è sempre un piacere.
Ok, allora direi che siamo a posto e ripeto, vi saluto tutti quanti di nuovo e vi mando i miei auguri di buona Pasqua e di buone vacanze, buono tutto e spero di incontrarvi presto e soprattutto seguite i prossimi allenamenti guidati nelle prossime giornate della federazione con nuovi ospiti speciali, spero la loro connessione sia un po' meglio della mia, che ci siano meno problemi. E quindi niente, insomma, vi saluto tanto, vi mando un abbraccione e spero di vedervi presto, se non qui, in acqua, il prima possibile. Leggo un messaggio di Ettore. Lunedì prossimo alle 17:30, appuntamento in diretta qui con grande ex atleta e ora tecnico Omar Raiba. E quindi insomma, vi saluto tutti di nuovo, mi perdo in chiacchiere come sempre, e vi mando un abbraccione. Ciao!